Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo come trasformare un cannello a ossigeno in un cannello ad aria compressa. E lo vediamo tra poco. Partiamo subito dall'ugello. Per costruire questo ugello ho utilizzato un tappo da un quarto, un portagomma interno da un quarto tubo 7, un portagomma da mezzo pollice, una rondella, un rivetto e poi ho brasato tutto. Per permettere all'ugello di avvitarsi al mio cannello Stinger ho fatto un foro da 7 e poi una maschiatura M8x1. Mentre per attaccare l'aria compressa ho utilizzato un raccordo rapido femmina da un quarto, una guarnizione da 2 mm, poiché l'ossigeno ha una filettatura destra. La filettatura del gas invece è sinistra, ma sempre da un quarto. La guarnizione permette all'aria compressa di non perdere nella maniera più assoluta. Vi ricordo di dare un piccolo colpetto con delle chiavi. Per il gas poi ho utilizzato un tubo da 6 mm da 3 ottavi, a cui poi ho collegato un portagomma da un quarto per barbecue. Bene, adesso facciamo qualche test e vediamo come se la cava questo cannello.
piuttosto stabile, potrei aumentare la stabilità. Primo dardo bianco, secondo dardo azzurro, pennacchio senza fiamme gialle. Prendiamo il gas dalla bombola, facciamo scaricare, aumentiamo un po' l'aria compressa, facciamo scaricare l'eccesso per evitare bruciature o esplosioni. Perfetto, possiamo chiudere anche l'aria compressa e allontaniamo il cannello dal calore nella maniera più assoluta. Vediamo adesso se riusciamo a fare una brasatura forte su questo metallo e questi spessori. Accendiamo. Apriamo l'aria compressa. Diminuire di poco la portata dell'aria. Troviamo il giusto rapporto stechiometrico. Ok, primo dardo bianco, secondo dardo azzurro, pennacchio senza fiamme gialle. Proviamolo. Quantità di metallo importante. Brasatura per niente facile. Saliamo, esattamente dalla bombola. Facciamo scaricare l'aria. Cari amici, inutile dirvi che questo progetto stava per diventare un grandissimo fallimento. Infatti, nonostante il metallo diventasse rosso, il calore non arrivava in profondità e i pezzi non si sono brasati nella maniera più assoluta. Vi risparmio la triste scena sul test di carico. Per voi passeranno soltanto alcuni secondi. Io ho impiegato un intero giorno a capire perché questo ugello non funzionasse in maniera ottimale. Alla fine ho preso un semplice rivetto che avesse una forma adatta a incastrarsi nell'ugello e il problema sembra essere risolto. Per inserire in maniera ottimale il rivetto prendiamo un bullone, lo appoggiamo sul rivetto e con un martello gommato diamo qualche colpo. Ecco che il rivetto è entrato completamente e farà sicuramente un ottimo lavoro. Ok ragazzi, test numero 2.
un bar. Come vedete, riusciamo ad avere anche una fiamma piuttosto piccola, ok, che diventa in più importante quando aumentiamo il gas, portiamo l'aria a 2 bar, aumentiamo a 3 bar, poco sotto i 3 bar. Posso spingere ancora di più, avvicinandomi ai 3 bar. Ok, secondo me ci siamo. Siamo sopra i 4 bar, 5 bar in questo momento. Voglio spingere ancora. Siamo vicino ai 6 bar, 5-8. Vediamo che succede, dai, proviamo. Veramente l'aria coinvolta è maggiore, sale più velocemente di temperatura, c'è più aria, viene richiamata più aria, tutta questa energia, tutta quest'aria non viene sottratta al gas. Un cannello molto interessante, molto potente. Vediamo se riusciamo ad andare in profondità nel metallo. Ecco, adesso sì, sembra veramente wow, già il rosso, fantastico. Sì, guardate, rosso, addirittura fa le scintille quando mi sposto. Credo che, guardate che spettacolo, credo che finalmente abbiamo superato un classico cannello a propano, senza sottrarre energia. Addirittura c'è una spinta importante che spinge la bacchetta, eh. Ci spostiamo. Wow! Ebollizione immediata per il pulsante. Mi allontano per mostrarvi che sto utilizzando aria compressa. Ok, facciamo raffreddare, resta ancora rosso, buonissimo segno. Facciamo il test di carico, questa volta credo di aver azzeccato con esattezza le varie portate. Allora, cari amici, apriamo il gas. Apriamo l'aria. Fenomeno molto interessante. Siamo potrei spingere ancora un po' a farvela vedere, una fiamma da 6 bar circa, quasi bianca. Proviamola. Cono perfetto, tengo a farla, a essere preciso su questo, eh. Vediamo come se la cava. Brasatura ottone.
pochi istanti il mattone diventa rosso, i pezzi già sono quasi incandescenti, flussante specifico per l'ottone, quello per lega d'argento non va bene e viceversa chiaramente. Già rossi, allora dopo una settimana di esperimenti ho capito che praticamente la fiamma non va spostata una volta che si inizia la brasatura, perché c'è molto azoto. Ce la fa. Brasatura ottone non è per niente facile, eh? Andiamo dall'altro lato, facciamola tornare. Ok, costringiamola verso il centro. Allontaniamoci delicatamente. Spegniamo il gas. Perfetto. Resta tutto rosso. Indice del fatto che la brasatura è andata bene. Vi faccio giusto vedere la fiamma. Da vicino e quanto può essere pulita. Perfetta, molto molto bella. Per chi è scettico ve la giro contro e vi dimostro che, tra l'altro sto scendendo l'aria, l'ugello è il mio. Allora cari amici, voglio farvi dire una cosa che non mi è mai successa in tutti questi anni. Abbiamo raggiunto una temperatura così alta che praticamente si è staccato letteralmente un pezzo di mattone come se fosse una scaglia. Impressionante, impressionante. Pezzo ancora caldo, non bisognerebbe mai fare questo lavoro, ma solo per farvi vedere proprio il mattone che si è staccato, si è fuso, credo ci sia stata una vetrificazione. Dopo una piccola pulizia si può ammirare il bellissimo colore dell'ottone. La brasatura ha attaccato piuttosto bene e la capillarità è piuttosto importante. Facciamo qualche test di carico. Iniziamo con due chiavi da 150. Niente da fare. Adesso utilizziamo due chiavi da 300. Vediamo se lo pigliamo! Oh, porca miseria! Niente da fare. Proviamo così. Oddio! Pazzesco! Si è piegato! Non si è rotto, ma si è piegato. Nonostante il pezzo sia piccolissimo, ha una forza incredibile. Vedete, non sono più in asse, ma tiene ancora la grandissima. L'ottone si è piegato, quindi abbiamo raggiunto il carico di rottura dell'ottone, non della brasatura. Vediamo se riusciamo a staccarlo. Pazzesco, guardate, abbiamo quasi piegato i dadi in acciaio.
Incredibile. Guardate come ha cambiato forma il dado. Pazzesco. Ovviamente non sono più in asse. L'abrasatura tiene ancora. Addirittura si è aperta la superficie della brunitura dell'acciaio. Come si è scaldato. Fantastico. Voglio però arrivare alla rottura. Ok, ci siamo. Dovrei farcela con una buona leva. Accidenti, oh. E l'età si inizia a farsi sentire. Mamma mia, che forza! Guardate che brasatura pazzesca, mi avvicino, vi faccio vedere in che condizioni sono questi pezzi. Pazzesco, eh? Brasatura arrivata proprio all'interno, forte, consistente, non si è staccata ovviamente dal dado, aceduto rottone, ma la brasatura è rimasta attaccata al pezzo. Sarebbe interessante provare una brasatura con un altro materiale, visto che l'ottone riusciamo a brasarlo con questa facilità. Cari amici, giunti a questo punto del video, vi dico cosa penso di questo cannello. Lo Stinger Made in Italy è veramente un ottimo cannello. Prossimamente lo vedremo andare anche a ossigeno. Inizialmente non funzionava nulla. Il problema principale era l'ugello. I primi esperimenti l'ho fatti senza brasatura perché volevo vedere come se la cavava. Ma il gas torna dietro e rende la fiamma instabile, piuttosto scontato. Prima di effettuare la brasatura, però, ho fatto una piccola miglioria. Per permettere ai fori laterali di racchiudere il gas in questa camera, ho brasato una rondella sul portagomma da 7 dopo averlo rettificato. Il cannello non ancora era prestante. Il pilotaggio era bianco, ma il pennacchio era piuttosto debole. Questo non faceva attaccare bene il materiale al metallo. È stato sufficiente inserire questo rivetto per aumentare la portata laterale dei quattro fori che si trovano nella parte inferiore. Il pennacchio era molto più importante. Il pilotaggio è ancora più stabile, ma soprattutto raggiunge una temperatura più alta. Cari amici, come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi mando un caro saluto e un caldo abbraccio, salutandovi al prossimo progetto. Ciao ragazzi!